Ciao e benvenuti ad un'altra recensione. Oggi daremo un'occhiata all'action figure della Bandai di Arts dal videogame Mega Man, o Rockman secondo il nome originale giapponese. E in particolare daremo un'occhiata a Classic Mega Man. L'action figure è stata prodotta alla fine del 2012, in occasione del 25° anniversario del videogame, ed è in scala 6 pollici e alta circa 10 cm. Più che di action figure bisognerebbe parlare di set, visto che tra gli accessori abbiamo Rush, il cane di Mega Man, che è un'action figure vera e propria. Ma vediamo il box, molto carino, molto compatto, questo window box, ricchissimo di immagini dell'action figure e dei relativi accessori su tutti i lati, oltre che di scritte in giapponese che per me sono illeggibili. Qui vediamo la scritta Rockman, che è il nome originale del videogame, perché questa è la versione giapponese dell'action figure. Nella versione invece americana o europea, diciamo per la distribuzione internazionale, al posto delle scritte Rockman vedrete Mega Man, anche qui sul lato. Vediamo il logo del 25° anniversario e questo sticker Capcom. Il bello ovviamente di questo tipo di packaging è che può essere aperto e richiuso quante volte vogliamo. Andiamo ad aprirlo. Abbiamo questa doppia clamshell di plastica che protegge alla perfezione l'action figure e tutti i suoi accessori. Vedete quanto si presenta bene. Diamo un'occhiata più da vicino partendo ovviamente da Mega Man. È un'action figure molto semplice, poiché è caratterizzata da questo stile cartoon. Comunque molto ben scolpita, molto ben realizzata, molto belle queste parti di plastica traslucida rossa. Anche qui sulle, diciamo, orecchie. Il painting è molto pulito, anche se non è corretto al 100% parlare di painting, visto che sulla maggior parte delle action figure è proprio la plastica a dare il colore. Gli occhi sono invece dipinti, egregiamente devo dire, non ci sono sbavature. Ha un viso molto simpatico e cute, Mega Man. Sono sicuro che piace moltissimo alle ragazze. Il casco. Vedete gli arti. E il torso sono molto minuti, mentre abbiamo questi stivali e questi piedi enormi, quindi le proporzioni sono molto particolari, anche le mani e la testa sono abbastanza grandi rispetto agli arti e al torso. Abbiamo il Buster Cannon, questi dettagli gialli e rosso, anche qui di plastica traslucida all'interno, anche se è difficile da vedere. Comunque un'action figure molto ben scolpita, vedete anche le articolazioni sono state scolpite come delle parti meccaniche, un bel tocco da parte della Bandai. A proposito di articolazione, ne abbiamo diversi punti di articolazione, vediamo la testa è su sfera, su doppia sfera in realtà. Il braccio può ruotare a 360 gradi e muoversi in fuori e in dentro. Singolo snodo, no, doppio snodo al gomito. Anche se vedo solo un'articolazione, è un singolo snodo ma con un range di movimento molto molto elevato. Poi abbiamo rotazione, sempre al gomito. La mano può ruotare a 360 gradi, in realtà è su articolazione a sfera, quindi può muoversi anche in su e in giù. Il torso è su articolazione a sfera. Il fianco è su articolazione a sfera, quindi può muoversi in tutte le direzioni. Abbiamo singolo snodo al ginocchio, anche qui però con un buon range di movimento, e poi articolazione qui sul piede dove abbiamo una sfera. Anche se il movimento laterale è praticamente impedito dallo sculpt di questi stivali, di queste protezioni, diciamo degli stinchi di Mega Man. Quindi un'action figure molto molto bella. Passiamo a Rush. Abbiamo Rush, il cane di Mega Man. Con questo paint scheme rosso, rosa e bianco con dettagli gialli, anche qui di plastica traslucida, molto bello, anche qui un
un viso molto simpatico. Davvero bello Rush. Come potete vedere, è praticamente un action figure vera e propria. Anche come dimensioni abbiamo è del tutto paragonabile a Mega Man. E anche per quanto riguarda l'articolazione, abbiamo diversi punti di articolazione, un'ottima sfera alla testa, le zampe possono muoversi, non mi pare che possano ruotare, sembrerebbe di no, possono solo quindi piegarsi in questo punto, tutte e quattro, e c'è rotazione qui al, diciamo, al piede. Con un leggero movimento in su e in giù. Inoltre abbiamo articolazione sulla coda che può muoversi in tutte le direzioni con questo range di movimento, quindi una sfera. Mi sembra strano però che le zampe non possono ruotare attorno a questi. Ah, ecco qua. Infatti, erano solo dure. Ovviamente vanno un po' sbloccati, mi raccomando, siate be careful. Ah, un'altra cosa che ci tenevo a dire è che nonostante gli arti siano molto molto sottili, non si ha la sensazione che ci sia la possibilità di romperli. Cioè la qualità della plastica è molto buona. Questa è una cosa da sottolineare visto quanto sono sottili gli arti. Tra gli accessori abbiamo questo minatore. Ho rovesciato tutti gli accessori. Questo minatore. Io lo chiamo il fungo minatore perché mi ricorda un po' i funghetti di Super Mario. A questo il metto con la croce verde. Dovrebbe essere rimovibile, nel metto sì, rimovibile. Molto carino, niente di eccezionale. Tra gli altri accessori abbiamo un Buster Cannon di ricambio. Quindi se volete esporre Mega Man con due Buster Cannons, un avambraccio extra che vi consentirà di esporre Mega Man con due mani, quindi escludendo il Buster Cannon. Poi abbiamo tre mani extra, due aperte, quindi un set di mani aperte e una mano extra chiusa a pugno che quindi va a costituire un altro set di mani chiuse a pugno, quindi abbiamo un totale di due set di mani. Poi abbiamo un accessorio interessante che è una punta di ricambio per il Buster Cannon, questa è cava, vedete? Mentre le altre hanno quella plastica traslucida rossa. E questo vi serve per utilizzare un altro accessorio che è questo, che sono questi effetti sparanti di plastica traslucida gialla. Quindi praticamente dovete sostituire la punta del Buster Cannon e poi inserire questo pirulino nella punta cava del Buster Cannon. In questa maniera. È molto complicato poi rimuoverlo. Anzi no. Mi ricordo, ho visto la recensione di The Review Spot che ha avuto qualche problema nel rimuoverlo. In realtà ci sono riuscito facilmente. Poi Dulcis in fondo abbiamo due facce di ricambio, quindi una con la bocca aperta, vedete, e una un po' arrabbiata. Andiamo a sostituire un po' di accessori, vediamo come funziona. Allora, per la testa bisogna rimuovere tutta questa parte frontale, quindi mettere l'unghia del pollice dietro l'orecchio, diciamo, spingere. Io sono terrorizzato da questi passaggi perché non vorrei distruggere l'action figure. Vediamo un po' se riesco senza far danni. Avrebbero dovuto includere forse un attrezzo, un tool per fare queste operazioni come fa la Hot Toys. Però vediamo se riusciamo a farlo senza distruggere tutto. Beh, nel frattempo io magari vi faccio vedere come sostituire la punta del Buster Cannon. Quindi basta, vedete questa sporgenza, basta prendere
Quindi mettere il pollice qui e tirare. Dovrebbe essere facile, sì, è facile, è abbastanza facile. Andiamo a mettere la punta cava. Caduta. No, cade via, non si mantiene, non so per quale motivo. Ok, non va spinta troppo in fondo, altrimenti viene spinta via. E andiamo a inserire questo accessorio interessante. No, come potete vedere, continua a cadere. Abbiamo questo problema. Il bello della diretta. Il bello della diretta. In realtà non sono in diretta, però sto facendo un solo take. E me ne sto pentendo. No, scherzo. Comunque, insomma, come potete vedere, questo accessorio risulta difficilmente utilizzabile. Quindi questa è ovviamente una cosa negativa di questa recensione, di questa action figure, che avete potuto vedere in diretta. Quindi io comunque sia. Devo essere onesto, non avevo intenzione di esporre l'action figure con questi accessori, anche perché non avendo una base difficilmente sarebbe risultato stabile. Però voglio farvi vedere come sostituire le faceplate. Vediamo se riesco senza distruggere tutto. Mannaggia, mannaggia. Bandai di Arts. Che cosa hai fatto? Ah, oh, finalmente ce l'ho fatta, vedete? Quindi separate le due parti, poi risulta abbastanza facile spingere via la testa, la faccia, in questa maniera, e sostituirla con, mettiamo la faccia un po' arrabbiata. Ok, e andiamo a inserire. Poi ovviamente davanti alla telecamera tutto è molto più difficile perché io cerco di guardare in camera, ma queste sono operazioni delicate. Ah, molto bello. Very nice. Sì, mi piace molto. Sono un po' deluso da questo fatto qui della punta extra del Buster Cannon, che quindi rende inutilizzabili questi accessori. Andiamo a fare un ultimo tentativo. Rimossa la punta, vedete, la punta è rimasta attaccata all'accessorio, quindi andiamolo a inserire tutto quanto. Niente, non riesce a fare presa, è molto loose e quindi non si mantiene fermo. Niente, un po' deludente questa cosa, parecchio deludente, visto il costo dell'action figure che mi è costata circa 30 euro, l'ho fatta spedire dal Giappone. Se l'acquistate in Italia andiamo sulle 40 più spedizione. È un set molto interessante, è la mia prima action figure giapponese. Devo dire che continuo a preferire le action figures americane. Per una questione di rapporto qualità-prezzo, oltre al fatto che mi piacciono molto di più i personaggi americani, dei fumetti americani, è un'action figure molto ben fatta, però come potete vedere ha qualche problema tecnico. Io ve la raccomando, ma se siete dei fan di Mega Man, ovviamente, se non vi interessa Mega Man, non so quanto vi possa interessare questa action figure. Detto questo, io e Mega Man vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video barra recensione. Ciao!